Che succede? La vedo. Che succede? Niente, che succede? Ah, no, la vedevo un po' come se era finita la voce per i festeggiamenti. Anche. La partita. Bene, no? Tu che dici? Io la faccio commentare a lei. Per me è bene. Tu come l'hai vista? Molto bene. Mi fa piacere. Primo tempo di grande palleggio, un po' quello che aveva chiesto Baldini, ricordando quella partita di Terni. Poi alla fine è stata facsimile anche con i gol, no? Il pareggio nel secondo tempo, immediato 2-1. Sì, è stata una partita secondo me giocata, ma più che altro approcciata in maniera giustissima dai ragazzi. Il risultato meritatissimo, anzi potevamo secondo me fare qualche gol in più. Ci sono degli episodi, e lo dico fortunatamente quando vinciamo, che bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti perché su Vergani secondo me la scelta è sbagliata. Era rigore colossale se si riferisce al primo episodio. Assolutamente, altrimenti dell'espulsione. Quindi sono situazioni che bisogna stare attenti. La partita nei primi 30 minuti si è visto il miglior Pescara dal punto di vista del fraseggio, della proposizione e della qualità di questa stagione? Sì, perché comunque loro ti concedevano degli spazi, un po' come è successo a Terni. Quando ti lasciano degli spazi la qualità ovviamente viene fuori e l'abbiamo dimostrato. Mi è piaciuto come sempre la reazione dopo il gol, siamo stati in grado subito di rifarne un altro, questo è sintomo di grande voglia, determinazione, di aggredire sempre la partita. Se fate una domanda al DS Foggia, gliela giro io, Massimo. No, io lo dicevo proprio in serie di presentazione, secondo me il Pescara deve iniziare in modo aggressivo, l'approccio secondo me è stato ottimale, i risultati sono stati evidenti, un po' quello che diceva comunque lo stesso DS. Abbiamo microfonato ora il DS Foggia, non so se ha ascoltato, diceva che l'approccio è stato quello ottimale, diceva Massimo. Sì, sì, assolutamente. Sapevamo delle difficoltà di questa partita perché se non approcciavi nel modo giusto potevi andare in difficoltà. Noi l'abbiamo fatto secondo me alla grande, ma credo che questo sia capitato in tutte le partite. E diciamo che è la... Questa voglia, questa determinazione la si vede per chi segue gli allenamenti nel quotidiano e poi come sempre te la riporto in partita. Un'altra domanda per il DS Biancazzurro che vi ascolta. No, la domanda la può fare Fabio. No, beh, io al direttore volevo chiedere soprattutto nelle considerazioni che facevamo prima se forse il Pescara è stato un pochino agevolato da questo atteggiamento dell'Ascoli un po' troppo, no? Un po' troppo offensivo magari, viste le caratteristiche che abbiamo noi in questo momento di grande gamba, di grande ripartenza. Ma non è stato agevolato secondo me, loro se noi approcciavamo in maniera differente davanti hanno giocatori come Tremolada, Corazza, Marsura, giocatori di categoria superiore, quindi non ci hanno assolutamente agevolato, siamo stati noi ad approcciare la partita nel modo giusto e a portarla dalla nostra parte, e questo va dato merito all'allenatore, va dato merito ai ragazzi. Faccio l'ultima e salutiamo Pasquale Foggia, le di giro la stessa considerazione fatta a Baldini, se questa secondo lei delle quattro vittorie esterne, ma aggiungiamo anche quelle casalinghe, è quella dal peso specifico maggiore per tanti motivi, è quella con cui il Pescara manda un bel messaggio. Assolutamente, perché sapevamo che questa era una partita fondamentale, venivamo in un ambiente caldo dove c'è rivalità, dove loro avevano voglia comunque di dimostrare qualcosa di diverso con giocatori importanti, e è stato sicuramente delle quattro vittorie quella più significativa. A proposito di ambiente, com'è andato il suo ritorno ad Ascoli, com'è stato accolto? Ma no, ragazzi, io penso al Pescara, non penso a nient'altro. In tutte le partite l'aspettavamo all'inizio ma non la trovavamo in campo. No, e sai bene il Scaramanzia. Perché. No, assolutamente, ma sono domande che non mi devi fare.